Anche lei, onorevole Bernardini, ha lo stesso avviso? Ma intanto dobbiamo ricordare che il popolo italiano già si è espresso una volta sul referendum ed era uno dei referendum promossi dai radicali e ha detto no. Noi all'epoca abbiamo avuto una posizione, come diceva il ministro Romani, laica, nel senso che non eravamo pregiudizialmente contrari al nucleare come fosse qualcosa di cui aver paura. Però abbiamo chiesto, tanto è vero che eravamo disposti persino a prevederne una, perché non volevamo che la ricerca si fermasse. Naturalmente un dibattito serio su questo argomento in Italia purtroppo non si è mai fatto. E ci troviamo nella situazione in cui il governo è costretto a fare marcia indietro, cioè non vuole andare a votare su questo referendum, ma non dimentichiamo che la centrale di Fukushima è la stessa, dello stesso tipo di quella di Montalto di Castro. Quindi meno male. Buon'anima. Quindi ecco, meno male. E poi il Giappone, a differenza dell'Italia, lì sappiamo quali sono stati i danni, ma a differenza dell'Italia le case non sono costruite con il cemento contraffatto e in Italia non sono antisismiche come in Giappone. E l'Italia è un paese dove i terremoti sappiamo che sono abbastanza all'ordine del giorno, è tutto sismico il territorio italiano, per cui si tratta di una scelta. Io non mi preoccupo di quello che, cioè, come mai il governo ha deciso di investire 30 miliardi di euro per una fonte di energia che quando entrerà a regime ci darà il 4% dell'energia. Energia, non parliamo di elettricità, energetico nazionale, un vero e proprio piano energetico nazionale. E io direi l'abbiamo comunicato all'Europa, l'ha comunicato questo governo e l'Europa nel 2008. Abbiamo sentito con degli obiettivi precisi. Ministro, lasci parlare, onorevole Bernardini, prego. I megawatt. Quando io dico che il fotovoltaico rischia di essere eccessivo, io ti sto dicendo che oggi a luglio, quest'anno a luglio, raggiungeremo l'obiettivo che abbiamo denunciato in Europa per il 2020, allora, perché sono 8600 megawatt. Cioè ci sono dei numeri, sentiamo, ragazzi. Ministro, allora, vogliamo sentire pure l'opposizione? Che dobbiamo fare? Difficile controvertirlo. Allora, no, abbiamo ascoltato prima il servizio, sì. No? E si parlava di politica energetica della Francia, di politica energetica della Svizzera, di politica energetica dell'Italia. Tutto questo io lo ritengo semplicemente folle. Cioè l'Europa potrebbe essere veramente, se non fosse come è oggi e come è stata ridotta oggi l'Europa delle patrie, potrebbe essere una vera e propria potenza democratica che decide una strategia energetica, andando a colmare laddove sì, ci sono, scusi, i vuoti. Chi convince le regioni ad accettare i rigassificatori come se fossero una cosa? Cioè questo è un paese veramente strano, no, cioè i giapponesi decidono di farsene 23 e ne fanno 23. Questo non è un paese strano. Noi decidiamo di fare qualunque cosa e veniamo bloccati, cosa vogliamo fare. Questo e che non diavolo? È un paese strano, è un paese di cittadini che vorrebbero essere informati quando gli si vuole mettere qualcosa vicino casa. Lei è favorevole ai rigassificatori? Se sì, se sono sicuri, ma chi è che vuole fare i gassificatori insicuri, scusi? Ormai si fanno pure quelli. Scusi, questo è un giochetto. Quando sono le tragedie è perché si è violato il confine della sicurezza, non è che accadono a caso. Andiamo a vedere quello che succede con l'inquinamento, con le persone, con i dati che sono nascosti. Bolognetti lo denuncia costantemente in Basilicata, i tumori che si verificano, dati che vengono nascosti ai cittadini. Allora i cittadini, se sono informati, sono disponibili anche ad avere i rigassificatori, ma anche la centrale nucleare. Negli altri paesi che fanno? Siamo i soli che fanno le cose inquinanti, che fanno le cose schifose, che mettono a disposizione. Tutta l'Europa, come va avanti?
Come? Ma forse, forse riesce a convincerli i cittadini. I cittadini non sono persone che vai lì e gli metti una cosa. Avete sentito? Quindi lei dice che se il governo fosse in grado di convincerli sulla sicurezza del nucleare, è bene fare anche il nucleare. Che faremo degli speciali di porta a porta sui rigassificatori. Il governo, le amministrazioni locali. Ma certo, bisogna, bisogna accelerare questi processi. Però questa ministro. Mentalità che a mio avviso è figlia di qualche pregiudizio, perdonami. Quale? Quella di informare i cittadini? No, quella che tu hai appena detto. Ma voi volevate che c'è mettere il pericolo di inquinamento, che ci sono tumori in Basilicata. Ministro. Tu dai per accertati alcuni fatti che io non so, sono tutti da accertare. Però vorrei che su questo ci fosse un'informazione serena. Ci sono tumori in Basilicata derivati da? E inquinamento. Che anidride solforosa. Anidride solforosa generata da? Centrioli petrolio. Da scusa? Centrioli di raffinazione, ci sono delle raffinazioni. Dove forse in Basilicata, in base all'accordo che dovrei venire a stipulare in giugno, mi pare che dovremmo finalmente avere un 18% del fabbisogno italiano coperto dalle stazioni di petrolio ministro, in Basilicata, non lo dobbiamo ministro, fare. Va bene. Chiedo. No, lo possiamo fare? Ministro, possiamo fare buchi per terra nel nostro territorio per vedere se troviamo petrolio e gas? Sì o no? Sì. Sì. Bene, si fa con i filtri. Allora la finiremo di essere dipendenti da altri paesi no, che sono a rischio. No, però ministro, noi insinuiamo nella pubblica opinione per i pericoli e rischi che non ci sono. Se lei vuole far pagare ai cittadini. Io non voglio far pagare nulla. Allora, io sto chiedendo. Siete d'accordo? L'onorevole Belisario, senatore Belisario, è figlio della terra di Lucania, no? Nel senso che abiti lì anche se sei nato in Puglia. Prima di arrivare alla trasmissione ho chiesto andiamo a stipulare questo accordo. Ho detto sì. Ben volentieri. E ci mancherebbe. Io però allora, vorrei che si tirassero fuori i dati dei pericoli che corrono i cittadini. Siccome ci sono già cose preoccupanti. Non pubblichiamo categorie di timori, categorie di pericoli, categorie di insicurezze che non si capiscono di dati, bene cosa siano. Allora, di cose le centrali nucleari. Parlo di noi cose concrete. Non ho parlato fino adesso. Che si parla di riforma elettorale, ho sentito dire che c'è una nuova proposta di riforma elettorale. Allora, quella che è in vigore attualmente, sapete, è stata definita dal suo autore, la porcata. Adesso la porcata la vogliono trasferire al quadrato. Esatto, perché non basta la Camera, la facciamo anche al Senato, così abbiamo completato il quadro. A me quello che dispiace, e forse su questo Galan non ha tutti i torti, è che io ricordo dei tempi in cui, prima dell'impazzimento totale, si diceva che ci voleva una legge elettorale all'americana con i collegi uninominali dove ci fosse un rapporto diretto fra eletto ed elettore. Questa era la riforma che si diceva all'indomani di Tangentopoli. Adesso il Parlamento cioè, deve essere fatto per forza di nominare. Qui devo tornare al tema dell'inizio, cioè devo tornare all'iniziativa di Marco Pannella, al suo sciopero della fame. E parlare di una cosa come la giustizia italiana, che è un problema che non ha da oggi, ma che ce l'ha da decenni. Cioè, se noi diciamo che ci sono 3.700.000 di processi penali arretrati, sospesi, dobbiamo dire che è un paese, perché sono 3.700.000 persone, ci sono le loro famiglie, c'è tutto un mondo. Anche di più, c'è il doppio. Ci sono le parti lese. Ci sono le parti lese, certo. Ma allora che vuol dire? Vuol dire che è un paese che è colpito, che è sofferente. Ogni anno, senza che nessuno si assuma la responsabilità di questo, ci sono 200.000 prescrizioni. 170. Vabbè, 170.000, 200.000, io ho calcolato, me li sono fatti dare dal Ministero della Giustizia, 2 milioni negli ultimi 10 anni di prescrizione. Sì, perché allora, erano superiori fino quella, a... Prima erano 220.000, è vero. Verissimo. Allora, quindi poi variano di anno in anno. Quindi che cosa è un paese che nega la giustizia? E se poi andiamo a vedere l'appendice che è quella delle carceri... È il paese o la magistratura che nega la giustizia? Aspetta un attimo. Ma voglio sapere questo. Chi li fa i processi? No. Chi li manda in prescrizione? Se non ci sono i soldi, non ci sono i numeri. Con la finata... C'è stato pure tante ferie. Con la finata... Privilegi che ci stanno, figlio mio. Con la finata dell'obbligatorietà dell'azione penale, contro la quale noi radicali ci siamo sempre mossi.
perché poi alla fine i processi si sfilano, si scelgono. Scelgono, certo. Brava. E io quello che dico, abbiamo un'amnistia, abbiamo un'amnistia della quale nessuno si assume la responsabilità. Noi siamo invece per l'amnistia vera. E io lo so che non è popolare, però lì si scelgono i reati da far cadere in prescrizione, quindi con una maggioranza qualificata del Parlamento, quindi c'è un'assunzione di responsabilità da parte, e soprattutto leviamo ai magistrati, senza che li scelgano loro, quei milioni di processi che hanno sulla scrivania, e liberiamo anche un po' le carceri, perché tutti si ricordano il Papa, tutti si ricordano Giovanni Paolo II, ma quando parlò dello scandalo delle carceri italiane e della vita indecente alla quale sono costrette decine di migliaia di persone. Fece l'indulto dopo quella visita, no, se lo ricorderà. Certo, fece l'indulto. Senza l'amnistia però. Quella fu una sciocchezza colossale. Non è che si è fatto.